happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Since Jesus walked. When Jesus walked. Oh, when he walked. Siamo partiti per la verità da San Gregorio Armeno, dai Decumani, adesso Chiaia, via Toledo, insieme a tanti operatori del commercio e del settore dell'economia di Chiaia, e andremo da qui al Ponte dell'Immacolata e anche i giorni successivi su tutte le municipalità della città. Un lavoro che stiamo facendo bene Comune Sitelum, siamo contenti perché con sobrietà ci abbiamo messo le risorse economiche necessarie, come sapete noi non navighiamo assolutamente nell'oro, ma c'è stato un grande sforzo dell'amministrazione, l'assessore Borriello che ringrazio, tutti gli operatori che ci hanno creduto e anche Sitelum che ha contribuito. Ci auguriamo che tutto questo possa contribuire a un Natale sereno, di armonia e di fratellanza. Crediamo che il segnale che va dato alla città è quello di allargare e soprattutto includere le periferie in un discorso più ampio. Questo è il nostro obiettivo, ci riusciamo, avremo un'installazione in ogni periferia e soprattutto cercheremo di portare questa luce del Natale anche nei territori che più hanno bisogno. Carla Della Corte, Presidente del Consorzio Chiaia, finalmente si accendono queste luci, le luci di Natale, luci anche della speranza, di un Natale di serenità, quest'anno anche grazie alla perfetta sinergia tra pubblico e privato. Una sinergia che dura ormai da 2 anni e che speriamo continuerà anche nei prossimi anni. È stato un po' più faticoso quest'anno, infatti voglio ringraziare tutti i rappresentanti di strada, i consiglieri, Paolo Di Renzo, Walter Marino, Roberta Mango, Roberta Bacarelli, Domitilla Pisano, anche Claudia Catapano, Sasà di via Domenico, di via Carlo Perio, hanno dato un grandissimo contributo perché ci sono state un poco di polemiche, non tutti erano d'accordo, invece poi c'è stato un grande gioco di squadra, ci siamo tutti uniti e insomma siamo riusciti anche a portare un risultato interessante. Peppino Di Capri, quest'oggi special guest per quanto riguarda l'accensione delle luci che illuminano la città di Napoli. Sì, infatti sono allenato col dito giusto. Eh no, chiaramente questa cosa ha un doppio simbolico momento, questo che stiamo attraversando, e io mi auguro che queste cose portino un attimo di gioia, di felicità e soprattutto serenità per questo Natale che è in arrivo. Dimentichiamo per un attimo tutti questi media che ci bombardano di queste notizie e cerchiamo di riunirci in questa occasione con la famiglia e pensare positivamente al nostro futuro. Buon Natale a tutti.